Una buona serata e benvenuti all'edizione delle 19 del TG6, che apriamo ovviamente parlando dell'emergenza sanitaria relativa al coronavirus. In Abruzzo, infatti, dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 84 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. 47 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 12 in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, il laboratorio di Pescara ha eseguito 867 test, di cui 429 sono risultati negativi. Dei casi positivi, 8 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 20 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 48 alla ASL di Pescara e 8 alla ASL Teramo. Ma per fare il punto della situazione andiamo a Pescara da Paolo Renzetti in collegamento con noi. Buonasera Paolo, accanto a te c'è anche un ospite. Sì, buonasera, buonasera Jacopo, un saluto ai nostri telespettatori. Siamo all'esterno del COC del Comune di Pescara, dove avevamo tra l'altro effettuato un collegamento qualche giorno fa con l'assessore alla protezione civile del Comune di Pescara, Eugenio Seccia. Questa sera abbiamo il nostro ospite, lo ringraziamo, un amico di TV6, un ex assessore alla protezione civile del Comune di Pescara della giunta di Luigi Alboremascia, Bernardino Fiorilli, attuale consigliere comunale di Pescara. Buonasera Fiorilli. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Bernardino Fiorilli, dicevo, ex assessore alla protezione civile del Comune di Pescara, attuale consigliere comunale, ma anche ex governatore della Misericordia di Pescara, una delle associazioni che da tempo immemore opera sul territorio nazionale e anche su quello abruzzese per quanto riguarda i soccorsi, le emergenze. Bernardino Fiorilli oggi non è più governatore, è un semplice volontario della Misericordia, ma chi più di lei, Fiorilli, ci può parlare di questa situazione che si sta vivendo nella nostra regione, una situazione che non si era mai vissuta? Ne parlavamo prima di questo collegamento, vedere Pescara, vedere le nostre città, L'Aquila, Chieti, Teramo, Sulmona, Avezzano, completamente desolatamente vuote fa un certo effetto, però questo vuol dire che i cittadini stanno rispondendo in maniera giusta alle ordinanze della Presidenza del Consiglio. Sì, devo dire che oggi facendo un giro proprio per recarmi qui al COC ho visto una Pescara mai vista prima, una Pescara quasi spettrale, che però in questo senso ci dà il segno della buona rispondenza da parte di quasi tutti i cittadini. C'è sempre purtroppo la persona poco attenta di turno, ma dicevo la quasi totalità dei cittadini che hanno aderito a questo invito accorato da parte del governo centrale, che forse doveva arrivare qualche giorno prima, ma che comunque arriva in un momento in cui non è ancora drammatico, ma potrebbe diventarlo, e questa è l'unica misura per poter intervenire da parte nostra. È una calamità piuttosto strana rispetto alle altre che di solito viviamo, perché nelle altre calamità il cittadino spesso è soggetto passivo che può fare ben poco per andare incontro diciamo, a sistemare le cose così come stanno. Invece in questa occasione, pur essendo una calamità di tipo sanitario, il cittadino può fare tantissimo, ognuno di noi può fare tantissimo rispettando quelle poche regole semplici che il governo ci ha dato e che noi dovremmo in questo caso interpretare in maniera ancora più restrittiva. Dicevo, noi italiani siamo abituati sempre a trovare un po' un escamotage per aggirare la norma. Qualche volta l'abbiamo fatto anche in questa circostanza, cercando di interpretare il divieto come limitazione e quindi cercando di trovare un escamotage per magari uscire qualche volta in più. Io dico, questa volta aggirare la norma significa danneggiare noi stessi, quindi se vogliamo essere davvero furbi, se vogliamo fare il nostro bene, cerchiamo di interpretarlo nel dubbio, in una maniera più restrittiva, perché sicuramente così non sbaglieremo. Lei è un amministratore della nostra città,
ma è stato assessore ed è un volontario della Misericordia. In queste settimane, in questi giorni si parla tanto di questa emergenza nell'emergenza, la mancanza in tutto il paese di mascherine. Voi state proprio come operatori anche del soccorso, state toccando con mano questa emergenza, ma com'è possibile che in Italia manchino le mascherine? Ma in Italia mancano le mascherine come mancano i respiratori per un numero di pazienti o di utenti, nel caso delle mascherine, sproporzionato rispetto all'utilizzo abituale, normale, così come potrebbero mancare, ed è questa la vera emergenza, i posti letto in rianimazione, perché sono calibrati, così come in tutte le nazioni, la stessa Cina è stata costretta a costruire ospedali nuovi, perché sono calibrati per situazioni di emergenza normali. Ecco, questa è una vera e propria ormai dichiarata pandemia che ha messo a dura prova e stressato fortemente tutti i sistemi di approvvigionamento sanitario, tutti i sistemi di servizi sanitari che per fortuna nel nostro paese stanno ancora reggendo, ma perché possano reggere ancora è necessario che noi facciamo il nostro e quindi limitiamo al massimo la necessità e quindi l'utilizzo di tutti i presidi, persino delle mascherine, magari lasciandoli a chi ne ha davvero bisogno perché deve lavorare, come gli operatori sanitari. Gli stessi volontari che hanno, leggevo proprio questa mattina, anche loro hanno difficoltà di approvvigionamento, così come chi è costretto a lavorare anche magari in ambito alimentare dove deve starci per forza e quindi ha bisogno di proteggersi. Dobbiamo in questo fare molto noi venendoci incontro. Arriveranno sicuramente dei nuovi rifornimenti di mascherine, ma in questo frangente dobbiamo essere bravi a limitare gli spostamenti. Non ci saranno mascherine a sufficienza, Fiorilli, però bisogna ancora una volta, lo abbiamo fatto anche in altre circostanze, ricordare il gran lavoro che stanno portando avanti medici, infermieri, personale parasanitario nei nostri ospedali, un lavoro incessante, un lavoro che prosegue davvero in maniera egregia. È un lavoro davvero eccezionale che ha messo a dura prova i nostri formidabili sanitari. Quando parlo di sanitari penso non soltanto ai bravissimi medici che stanno dando tutto, il cuore, l'anima, ma anche agli infermieri, gli operatori sociosanitari, anche il personale amministrativo, tutti coloro che ruotano intorno alla sanità pubblica, che in questa volta sta dando una grandissima prova di sé e credo che l'Italia ne uscirà ancora di più a testa alta con un sistema sanitario che con tutte le pecche, con tutte le criticità che spesso denunciamo, però nonostante tutto regge. Io credo che regga soprattutto grazie alla grande professionalità del personale che ne fa parte. Faccio la domanda adesso al politico, all'amministratore locale, governo, regioni, comuni, stanno facendo tutto quello che c'era da fare? Si poteva fare di più, si poteva fare meglio o bisogna dire che gli enti mai come questa volta stanno facendo davvero il massimo? Ma io, senza fare polemiche, perché non è questo il momento, se dovessi trovare alcune criticità, forse anche più da tecnico che da politico, perché la protezione civile mi ha sempre appassionato ormai da più di 20 anni. La comunicazione istituzionale è fondamentale e credo che debba essere chiara, semplice ed efficace. Il governo centrale in questa occasione ha peccato forse un po' di ritardi, anche di efficacia in termini di trasparenza e di chiarezza, perché quando si dà un'informazione a migliaia e migliaia di persone non possiamo rimetterci sempre per forza al buon senso, all'interpretazione degli altri, perché come dicevo prima qualcuno interpreta bene, altri cercano sempre di interpretare in maniera propria. Per questo abbiamo visto fino a qualche giorno fa persone che erano completamente disinteressate all'emergenza in corso, il governo è stato costretto a stringere ancora di più la cinghia. E forse in questo c'è qualche pecca, per il resto devo dire che le amministrazioni territoriali come il Comune e la Regione forse rispondono in maniera ancora più attiva perché hanno il contatto diretto col territorio e forse si rendono conto ancora di più di quanto sia importante questo rapporto con il cittadino. Prima di salutarci qui da Pescara, dall'esterno del COC del Comune del Capoluogo Adriatico, un'ultima nota, Fiorilli, io la vorrei dedicare alle fake news che circolano in questi giorni, in queste ore, alle cosiddette bufale, che tra l'altro sono messe in giro quasi ad arte da persone che vogliono fare del male evidentemente al nostro paese. Abbiamo visto video circolare in questi ultimi giorni di carri armati, di mezzi militari.
militari a ridosso del casello autostradale di Pescara Nord. Abbiamo letto di notizie di elicotteri, di aerei che dovrebbero sorvolare la nostra regione per delle disinfestazioni. Così si fa del male, all'Italia, si fa del male all'Abruzzo. Vogliamo mettere una parola fine, sì. Speriamo che sia davvero così a tutte queste bufale, a queste fake news messe ad arte in circolazione. Parlavamo prima di, per fortuna, la gran parte della popolazione che reagisce con intelligenza, con coscienza, con responsabilità, poi c'è sempre quella minima parte che invece forse sono gli imbecilli, quelli che purtroppo non mancano mai, che non solo non fanno nulla per proteggersi, ma addirittura istigano e mettono in giro, in circolazione, notizie che non sono neanche simpatiche, perché creando panico, creando disinformazione si fa un danno enorme. Questo è puro sciacallaggio. È un'opera che io credo debba essere punita penalmente, se rintracciata. Questo è il momento di stringerci tutti quanti intorno alla serietà, all'emergenza, alle informazioni poche, chiare e sicure. Diffidiamo delle informazioni che non arrivano dagli organi istituzionali, dei messaggi che girano su WhatsApp che non provengono da fonti certe, dagli audio di pseudo medici che non si qualificano, addirittura operatori della polizia che danno informazioni che sono contrastanti con quelle ufficiali. Quindi ascoltiamo soltanto le informazioni ufficiali, non c'è nessun complotto, c'è soltanto da rendersi conto e assumere una grande responsabilità personale. Grazie, grazie al consigliere comunale di Pescara Bernardino Fiorilli, lo ricordiamo, ex assessore alla protezione civile, assessore nella giunta di Luigi Albo Remascia e ex governatore della Misericordia di Pescara. Dal centro operativo comunale del comune è tutto, linea allo studio, a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie anche ovviamente all'intervento di Bernardino Fiorilli, consigliere comunale di Pescara, anche non solo per la chiarezza, per aver sgombrato il campo da quelle, insomma, notizie, quelle bufale, quelle fake news che stanno circolando e che spesso distorcono un po' l'informazione, che in questo momento è un bene primario per i cittadini. Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Continuiamo ovviamente a parlare dell'emergenza sanitaria, perché si è resa necessaria la respirazione assistita per 2 dei 10 pazienti ricoverati al Policlinico di Chieti in malattie infettive. Per altri 2 le condizioni sono in netto miglioramento e presto sarà effettuato il test di controllo per verificarne la guarigione. Lo ha reso noto la ASL Lanciano Vasto Chieti. Salgono a 3 i pazienti risultati positivi al test del coronavirus ricoverati nell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale di Vasto. Ai 2 già ricoverati, che mostrano costanti segni di miglioramento, si è aggiunto un uomo di 67 anni ricoverato l'altra notte con evidenti sintomi, e gli esami hanno poi confermato in effetti il contagio. Intanto ieri sera sono stati accolti, trasferiti da Brescia, 3 pazienti che non sono affetti da coronavirus, 2 si trovano in rianimazione a Lanciano e 1 a Vasto. Si tratta di malati che soffrono di altra patologia e che provengono dalla rianimazione di ospedali lombardi, dove c'è assoluta necessità di liberare posti letto, ovviamente da destinare ai pazienti Covid-19. E durante la trasmissione Sportivamente Donna, andata in onda ieri sera sulla nostra emittente, la dottoressa Federica Sozio del reparto di malattie infettive all'ospedale di Pescara ha spiegato come riconoscere i sintomi del coronavirus. Federica Sozio, dirigente del reparto di malattie infettive all'ospedale di Pescara, è stata ospite dell'ultima puntata di Sportivamente Donna, andata in onda ieri sera su TV6. Nel salotto di Incoronata Ronzitti, la dottoressa ha ricordato di non intasare pronto soccorso e ci ha insegnato come riconoscere i sintomi del coronavirus. Bisogna recarsi in ospedale esclusivamente se si ha una febbre non responsiva alla terapia antibiotica prescritta dal medico di famiglia. Che la tosse del coronavirus è una tosse insistente, una tosse secca. Cioè una tosse stizzosa. Stizzosa, insistente durante la giornata, che è accompagnata da difficoltà respiratoria, cioè fiato corto, fame d'aria. Il paziente lo vedi un pochino affaticato. Questo non compare il primo giorno magari, però compare dopo qualche giorno di questa sintomatologia simile influenzale, no? Febbre, malessere generale, dolore articolare, tossetta.
si accompagna poi con un peggioramento della condizione respiratoria. Qui interveniamo noi. La cosa che ci spaventa di questa patologia è la rapidità con cui cambia il quadro clinico. La dottoressa ha poi fatto chiarezza sulla questione dei ventilatori di terapia intensiva. Occorre rallentare la diffusione del virus per poter offrire assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno. Di questi ventilatori avremmo bisogno sicuramente, di tutti questi ventilatori. Dobbiamo diluire nel tempo l'utilizzo di questi ventilatori, perché se avremo 300 pazienti da intubare, un conto averli 300 tutti insieme a Pescara, un conto averne 100 a settimane a scaglioni, ok? Quindi utilizzare questi ventilatori in successione, allora potremo assistere tutti, altrimenti dovremo decidere chi intubare e chi non intubare. Puntata questa di Sportivamente Donna che potrete rivedere questa sera a partire dalle ore 21:30 con la dottoressa Federica Sozio, ospite di Incoronata Ronzitti, proprio sulla questione coronavirus. Il primo paziente abruzzese guarito dal coronavirus, Alfonso Ardizzi, libero professionista e appartenente al Corpo di Soccorso Alpino e Speleologico, è intervenuto via Skype nel nostro TG delle ore 14 e ha raccontato la sua esperienza, che si è conclusa fortunatamente in maniera positiva. Lo ascoltiamo. Ho avuto febbre alta, mi sentivo le ossa rotte, come se mi fosse passato sopra un camion, veramente. Avevo febbre che non scendeva, nonostante prendessi tachipirina e quant'altro. Quindi sono stato un po' di giorni a casa, pensando che sia meglio una semplice influenza, un po' più forte. Poi, d'accordo con la mia famiglia, sono mandato in ospedale. Tra virgolette, nella sfortuna, sono stato fortunato, nel senso che quando sono arrivato in ospedale sono stato subito preso in carico dal professor Parruti e dalla sua equipe, e immediatamente ho somministrato tutte le cure del caso, e quindi diciamo a me è andata bene. Sono stati 12 giorni lunghi. Stare in una stanza in isolamento non è facile né per il paziente, non è facile neanche per il personale sanitario, che comunque sono stati, ripeto, splendidi. Che cosa ha provato nel momento in cui le hanno comunicato la diagnosi? Ma fondamentalmente, inizialmente, un po' di sconforto, perché sa, un po' di rabbia, magari dici, ecco, ma sono stato contagiato, quindi inizialmente un po' di sconforto, però sono stati veramente bravi. Subito sono arrivati in equipe di medici, mi hanno spiegato la situazione, mi hanno messo a mio agio, ecco, quindi mi è stata fatta pesare poco, diciamo, la problematica che avevo. Quale messaggio vuole dare alle persone che magari in isolamento domiciliare ci stanno ascoltando, o magari in ospedale sono a letto come lei lo è stato? Allora, il messaggio è semplicissimo: innanzitutto a tutte le persone che sono in isolamento domiciliare di sentirsi dei privilegiati, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, perché se si finisce in ospedale è peggio, almeno a casa si ha il comfort dei cari, si ha il comfort della propria abitazione, quindi stare a sentire quello che ci dicono i sanitari, quello che dicono i medici, perché comunque si può guarire. Penso di esserne la prova di questo. Immagino che accanto a tanti messaggi di solidarietà, in questi giorni purtroppo le siano arrivati anche dei messaggi poco piacevoli. Ma allora, devo dire che fortunatamente i messaggi poco piacevoli sono stati quelli che ho letto sui social, cioè fondamentalmente è uscita la notizia che una persona di San Giovanni Teatino era risultato positivo, e là purtroppo si sono scatenati in tanti, ma ci può stare, cioè purtroppo tante persone disinformate magari sono leoni da tastiera, quindi iniziano a scrivere cose senza sapere che magari qualcuno può essere ferito, cioè magari mi descrivevano come un untore quando io nella mia vita ho dedicato tutta la vita a aiutare gli altri,
soccorrere gli altri, assolutamente. Inizialmente ero sorridente, poi un po' mi dava fastidio perché mi descrivevano come una persona che chissà dove dovevo rimanere, cioè io sono andato su nel nord per lavoro e sono tornato dopo qualche giorno, quindi non è che scappavo dal nord per rifugiarmi in Abruzzo e venire a infettare chissà quali persone. E questa emergenza sanitaria ovviamente ha delle ripercussioni anche dal punto di vista economico. Allora, in collegamento via Skype io do la buona serata e benvenuto nel nostro TG6 a Luigi Di Giosaffatte, direttore di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera Di Giosaffatte. Buonasera, buonasera. E allora, da qualche ora sono in vigore le nuove norme, quelle del DPCM firmato in tarda serata di ieri dal Premier Conte, che di fatto chiude gli esercizi commerciali ma tiene aperte le fabbriche, cosa che ha scatenato un po' di malcontento. Ecco, dal vostro lato, voi come avete preso l'introduzione di queste nuove misure? Noi abbiamo accolto positivamente, come un'istituzione privata che interagisce con il governo costantemente, con tutte le forze politiche per dare una risposta a questa emergenza, e lo abbiamo fatto rispettando tutti i DPCM che sono stati emanati. C'era una necessità, quella di non bloccare affatto la filiera della farmaceutica del nostro paese, la filiera dell'agroalimentare, per i motivi che ogni cittadino può immaginare. Noi abbiamo una filiera che non può subire, diciamo, blocchi perché ne verrebbe a rispondere l'intero paese, e quindi tutte le altre attività produttive che sono ancora una priorità di questo governo e quindi sono lasciate attive, devo dire che utilizzano un cordone sanitario di prevenzione molto molto forte, molto molto stringente. Le dico anche che nella nostra, nelle nostre due province di Chieti e Pescara abbiamo avuto un aumento spaventoso, e quindi è positivo questo, del lavoro agile, quindi dello smart working per le attività non produttive ma per gli indiretti, per gli uffici, e devo dire una segnalazione anche importante che molte aziende, anche quelle edili, proprio in questa giornata hanno deciso volontariamente di chiudere alcuni cantieri importanti. E questo significa dare una risposta che va anche oltre il decreto, una risposta etica, una risposta forte della, del mondo dell'economia. Ecco, si segnalano anche delle molte proteste a Mantova, per esempio a Brescia, i sindacati sono in allarme perché di fatto che la preoccupazione soprattutto dei lavoratori è quello di garantire i livelli di sicurezza all'interno delle aziende, delle fabbriche. Poco fa il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli ha confermato l'arrivo e la distribuzione di mascherine, ma ha anche detto il punto nodale è quello di mantenere la distanza di almeno un metro. Ecco, sono preoccupazioni che ci sono anche nella nostra regione. Allora, la nostra confederazione dal 24 febbraio ha emanato tutto il piano d'azione di contenimento del rischio per tutte le aziende del nostro sistema. Lo abbiamo fatto dal 24 febbraio, forse siamo stati tra i primi nel nostro paese, e in questo ambito le norme vengono assolutamente rispettate. In questi momenti però abbiamo la necessità e la priorità di far arrivare questi presidi verso le attività sanitarie che sono quelle prioritarie. Ecco, noi abbiamo per esempio un caso in questi giorni a Manoppello di presidi, di dispositivi di protezione individuali, di DPI, che sono state ordinate da aziende multinazionali dell'area del Vastese e che in qualche modo sono bloccate perché la priorità è prima la fornitura pubblica. Ma naturalmente queste aziende le hanno fatto già pervenire, stanno lavorando al proprio interno con questi presidi, si stanno preoccupando anche di assicurare continuità di questi presidi anche tra una settimana, due o tre settimane.
Parliamo un po' dei fondi, 25 miliardi di euro stanziati ieri dal governo, che hanno avuto peraltro il via libera da Bruxelles, per ora stanziati solo 12 miliardi ovviamente per far fronte a quelle che saranno le conseguenze economiche di questa emergenza sanitaria. Ritiene insomma che siano delle misure efficaci dal punto di vista dal punto di vista quantitativo? Dal punto di vista quantitativo c'è ancora da vedere quando, diciamo, ci sarà il picco e comincerà la discesa di questa emergenza, e quindi è ancora presto per dirlo. Noi invece attendiamo dei provvedimenti immediati per le aziende tutte, quindi da chi ha un solo addetto a chi ne ha 5.000 o 10.000, per le perdite nette che hanno avuto e per preservare, questo è fondamentale, il lavoro all'interno delle nostre aziende e delle nostre fabbriche. C'è da dire anche che non basta questo. Finita questa emergenza, noi ci auguriamo che avvenga al più presto, noi dobbiamo riposizionare in Italia un nuovo piano Marshall che cominci a dare risposte concrete, a dare investimenti pubblici agli investimenti privati che rallenteranno sicuramente almeno per quest'anno. E dobbiamo dare risposte importanti per garantire il lavoro e il salario dei lavoratori. Le faccio ascoltare le parole del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che ha parlato dell'emergenza in relazione anche alle eventuali conseguenze economiche che potrà portare. Ascoltiamo. Guardi, però noi dobbiamo anche cercare di non allarmare oltre il livello già di ansia che i nostri corregionali, concittadini e connazionali hanno. Certamente avrà delle ricadute pesantissime sulla nostra economia, così come noi metteremo in campo delle misure straordinarie per reggere. Le stiamo già approntando in regione, il governo nazionale sta sistemando. Ora pensiamo al primo degli interessi di ogni popolazione, la salute pubblica, e poi troveremo il modo anche per far ripartire l'economia. Ecco, in due step sostanzialmente di Giosaffatte ha parlato Sospiri, di due passaggi fondamentali. Prima l'emergenza, poi penseremo anche alle conseguenze, quando probabilmente ci sarà anche un bilancio più completo di quelle che sono state le conseguenze sul nostro territorio. Sì, atteso che la priorità assoluta è la salute pubblica, lo diciamo in Confindustria da sempre. Come dice anche il nostro presidente Boccia, la prima cosa non esclude l'altra. Se riuscissimo a programmare, se non erogare immediatamente, degli interventi fortissimi che vanno dal rilancio degli investimenti pubblici, ma ancor più alla garanzia da dare alle imprese che hanno subito questi danni, a cominciare dalla sospensione dei mutui, dai provvedimenti per la carenza di liquidità aziendale e anche per le casse integrazioni, che naturalmente saranno probabilmente quasi tutte in deroga. Ecco, queste cose si possono fare, ma la garanzia assoluta del bene primario della salute, noi assolutamente siamo d'accordo. Nessuno può pensare che l'economia venga, cioè la salute si asserga all'economia, assolutamente no, ma per evitare che ci sia uno strazio economico successivamente a questa emergenza, noi dobbiamo cominciare a programmare da subito queste azioni, naturalmente dando priorità assoluta alla salute pubblica. Io la ringrazio, grazie a Luigi Di Giosaffatte, direttore di Confindustria Chieti Pescara, per essere stato nostro ospite. Le auguro una buona serata. Grazie a voi. Rientriamo con una notizia, perché la regione Abruzzo, alla luce dell'emergenza Covid-19, ha ritenuto di mettere a disposizione dei cittadini un conto corrente bancario dedicato a quanti volessero contribuire a titolo di solidarietà con donazioni o liberalità a supporto del sistema sanitario che sta gestendo l'emergenza. Il codice IBAN è il seguente: IT
T48V05387-12-917-000000, sono 7 gli zeri, 40-300. Comunque lo potete vedere anche in sovraimpressione, il conto corrente dedicato per chiunque volesse contribuire, lo ripetiamo, a titolo di solidarietà con donazioni a supporto del sistema sanitario che sta gestendo un'emergenza davvero molto molto complicata. E per fronteggiare l'epidemia da coronavirus, l'ASL di Teramo sta attuando una riorganizzazione senza precedenti degli spazi interni dell'ospedale Mazzini di Teramo. L'ex sanatorio diventerà una struttura interamente dedicata al Covid-19, con oltre 40 posti in più di terapia subintensiva. Chiuso il reparto di psichiatria, è trasferito l'hospice. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. E mentre il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, chiede di blindare immediatamente l'ospedale Mazzini, proprio in queste ore l'ASL di Teramo sta attuando una riorganizzazione senza precedenti degli spazi interni del nosocomio teramano. L'obiettivo è quello di creare quasi una cinquantina in più di posti di terapia subintensiva per i conteggiati da coronavirus con problemi respiratori non gravi. E dei tre lotti del Mazzini a diventare la struttura totalmente dedicata all'epidemia da Covid-19 è stato scelto proprio il terzo lotto, quello dell'ex sanatorio, dove sono attualmente situati il reparto infettivi, l'hospice e la psichiatria. La psichiatria ha già chiuso da qualche giorno, i pochi pazienti ricoverati, 4 in totale, sono stati trasferiti in altre strutture o sono tornati a casa. In giornata invece l'intero hospice sarà trasferito al secondo piano del primo lotto del Mazzini e lì troveranno posto i malati terminali ricoverati in questo reparto. I lavori di sistemazione nell'ex sanatorio sono già iniziati e si concluderanno, ha assicurato il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, nel breve giro di 15 giorni. Intanto manca solo un test finale, ma si ritiene che siano ormai guariti il papà e i due bambini, i primi ad essere stati ricoverati al Mazzini come positivi al coronavirus. La mamma invece è in via di guarigione e le sue condizioni sono buone. Attualmente all'ospedale di Teramo sono 7 i positivi al Covid-19 e sono ricoverati nel reparto di malattie infettive. Solo una dei contagiati, una donna di 65 anni di Castiglione Serremondo, è in terapia intensiva. Gli altri 6 sono in discrete condizioni. E poi c'è un'ottava persona risultata positiva a Teramo al coronavirus, un funzionario della regione Abruzzo, appena rientrato da una vacanza in Trentino. In questo momento è in isolamento domiciliare insieme alla sua famiglia. E vediamo come i sindaci d'Abruzzo, da sud a nord, attraverso i social network, stanno comunicando con i loro cittadini, tra appelli seri e un pizzico di ironia. Sindaco, a quanto pare la stretta finale voluta dal governo ha fatto la prima vittima, i suoi capelli. Sì, le parrucchiere sono chiuse e si vede. No, serve anche un po' sdrammatizzare in questo clima. Stamane ha riunito il COC per l'ennesima volta, sono state prese delle decisioni, anche delle interpretazioni. Abbiamo cercato di fornire anzitutto a coloro che sono chiamati a far rispettare in strada le regole del nuovo provvedimento, interpretazioni ecco, uniformi su tutto il territorio della città di San Salvo, sperando che siano regole rispettate in maniera uniforme su tutto il nostro territorio, almeno di questa parte del Vastese. È chiaro che ci sono dubbi interpretativi anche questa volta, dovuti al fatto che questa stretta finale c'è, ma fino a un certo punto ci si aspettava un provvedimento che imponesse maggiori chiusure degli esercizi commerciali, in realtà così non è. Terzo giorno, terzo video. C'ho tanta gente che oggi mi chiama, sono in comune perché ci stiamo alternando con il vice sindaco. C'è tanta gente che mi chiama stamattina che mi dice: sindaco, è uscito il decreto, anche qui una follia, ogni 2 giorni esce un decreto che va a cambiare e a modificare la nostra vita quando serve una terapia d'urto. E invece questo governo, ma poi ne parleremo dopo, non voglio fare polemiche, questo governo ogni 2 giorni ci cambia le carte in tavola, bene, perché il decreto è più restrittivo. Però sono convinto che tra 2 giorni ne faremo un altro. Questa è un'altra parentesi che poi ne parleremo quando sarà finita questa crisi. Comunque, è uscito il decreto
E qualcuno mi scrive: sindaco, nel decreto c'è scritto che io possa uscire, andare a fare jogging, a camminare un po' all'aria aperta. Non avete capito nulla! A me di quello che è scritto sul decreto non me ne frega niente, dobbiamo preservare la nostra comunità, è figo non chi va a correre, è figo chi resta a casa. Ci sono miei colleghi che un po' improvvidamente stanno distribuendo fogli per la dichiarazione di chiusura dei locali, al fine di ottenere dei benefici che il governo dovrebbe prevedere, spero entro domani ci diano notizia di questo, ma non ci sono moduli per richiedere finanziamenti, non ci sono moduli per richiedere sgravi fiscali al momento che reggano, perché non esiste la norma a monte che prevede come si, quali siano i modi, termini e condizioni per ottenere questi finanziamenti. Vi dico soltanto questo, i negozi che devono rimanere chiusi sono previsti dal DPCM dell'11 di marzo, quindi quei negozi è certo che sono chiusi, non hanno bisogno di comunicarlo ai comuni, gli altri che volessero chiudere, perché non hanno l'obbligo di rimanere chiusi, lo possono anche fare e possono anche comunicarlo al comune. E io sono costretto, ve l'avevo detto, che probabilmente è difficile far capire a tutti quanti quello che realmente sta succedendo. L'ho fatto ironizzando e scherzando con Steteva la casa, probabilmente non l'avete capito, vi dovete stare a casa. Non hanno chiuso le scuole per tenere i vostri figli per strada, hanno chiuso le scuole per proteggere i vostri figli e ve li dovete tenere a casa. Questo è importante. Meno gente si infetta e più diventa difficile per le persone a noi care, più vicine, ammalarsi. A fronte della crisi economica a cui stiamo andando incontro, questa mattina unitamente ai colleghi sindaci di Chieti, Pescara e Teramo abbiamo predisposto una lettera ai parlamentari abruzzesi in cui chiediamo che in sede di esame dei provvedimenti disposti dal governo con il piano annunciato da Conte complessivo da 25 miliardi ci sia un'attenzione particolare alle attività produttive che più di altre stanno pagando questa crisi. E il coronavirus scoraggia i ladri, almeno secondo i dati che giungono dal territorio. Secondo quanto rilevato dai carabinieri, infatti, negli ultimi giorni in provincia di Teramo le denunce per furto e per altri reati si sono di fatto azzerate. Questo probabilmente anche grazie al fatto che, essendo i cittadini costretti a stare a casa, le abitazioni sono sempre presidiate. Intanto proseguono i controlli delle forze dell'ordine sul territorio per verificare il rispetto delle limitazioni imposte dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare il coronavirus, mentre tutte le stazioni dei carabinieri mantengono tutti gli uffici aperti ai cittadini nel rispetto delle prescrizioni imposte per garantire la sicurezza sia degli operatori che degli stessi cittadini. E la positività al coronavirus del difensore della Juventus Rugani e del pivot di Utah Gobert scuotono ancora di più il mondo dello sport. Anche dalle società sportive locali continuano ad arrivare appelli a restare a casa e seguire le prescrizioni dettate dal governo. Andrea Costantini. Uno dei tanti segnali della portata dell'emergenza coronavirus è come si è toccato il mondo dello sport, dorato, patinato e colmo nell'immaginario collettivo di eroi quasi intoccabili. Ed invece non ci sono distinzioni. La pandemia, come ieri l'ha definita l'OMS, tocca i massimi livelli come la nostra Serie A o la NBA negli States. Il mondo del calcio è stato scosso dalla positività del difensore della Juventus, Daniele Rugani, che nel post pubblicato la scorsa notte, poche ore dopo la comunicazione ufficiale del club, nel rassicurare sulle sue condizioni ha rimarcato proprio quel concetto: il virus non fa distinzioni, può colpire tutti e per questo bisogna rispettare le regole che ci siamo dati per superare il momento. Dopo lo scontro diretto di domenica scorsa, ora due delle squadre più tifate d'Italia, Juventus e Inter, sono in quarantena in attesa di svolgere gli esami per verificare se vi è stato contagio verso altri calciatori, con le incognite che crescono sul prosieguo della stagione calcistica nazionale e internazionale. Nella notte anche la NBA ha pagato il suo dazio con la positività del pivot francese degli Utah Jazz, Rudy Gobert. La Lega professionistica, che già stava ipotizzando di chiudere la regular season a porte chiuse, ha disposto la sospensione delle partite di campionato fino a prossima comunicazione. Un altro terremoto sportivo.
In ambito locale non sono mancati in questi giorni appelli a seguire le prescrizioni dei DPCM firmati dal Premier Conte, con l'invito a restare a casa. Campagna nella quale si è distinta la Pescara Calcio, anche con la protesta delle mascherine di domenica scorsa a Benevento. Sempre sui social il club biancazzurro rilancia e prova a dare sollievo ai propri tifosi con l'iniziativa che ha come frontman il team manager Andrea Gessa. Ciao ragazzi, inizio la mia video challenge della Pescara Calcio. Minimo 15 palleggi all'interno della tua cameretta. I migliori o i più bravi, ma anche i più simpatici, saranno premiati con un video personalizzato dai ragazzi della prima squadra. Stiamo a casa. 3, 4, 5, 6. Gli allenamenti in casa Pescara riprenderanno lunedì 16 marzo, quelli del Teramo in Serie C non prima del 20 marzo, nel rispetto dell'accordo raggiunto tra Lega Pro e Assocalciatori. I biancorossi di Dimascio potranno tornare ad allenarsi da sabato 21 e un appello arriva anche dal capitano biancorosso Andrea Arrigoni. Ciao ragazzi, anche io e i miei compagni restiamo a casa. Mi raccomando, è molto importante seguire tutte le indicazioni che ci hanno fornito. Andrà tutto bene e presto torneremo tutti insieme al Bonolis. Un abbraccio. La LND aveva disposto la sospensione di tutte le attività fino al 3 aprile, prima ancora delle misure imposte dai DPCM. Anche dalle squadre di Serie D della nostra regione, costanti gli appelli a restare a casa, con una voce particolare, quella di uno dei giocatori più rappresentativi del girone F, il sindaco Marco Sansovini, bomber del Notaresco e idolo di tanti tifosi del Pescara. Ciao a tutti. Momento difficile per tutti quanti, quindi facciamo affidamento al nostro senso di responsabilità. Stiamo a casa per noi, per i nostri familiari e per l'intera comunità. Ed era questo l'ultimo servizio del nostro telegiornale che si chiude qui, torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buona serata.